ciac, si gira, tre, respiro, tre, due. E il marito, l'eterno marito, cambia nome, cambia cognome, cambia tutto, ma rimane sempre il marito, io, la nostra protagonista. Io e Marangoni. Alessia Bartolomucci siamo sposati per sempre, ok? Noi ci siamo sposati sul set. Nel bene e nel male ci siete sposati. Nel set, sì. Elea, ti sei trovato coinvolto, tu fai sempre parte un po' particolari, no? Prima di colui che picchia, il marito cattivo che picchia la moglie, ora invece fai il ludopatico, ma che brutta parola, mamma mia, il ludopatico. Sì, è una parola. Potrebbe sembrare una parola strana, questo ludopatico, mentre sei quello lì, il giocatore accanito che si mangia tutto. Sì. Questo lo possiamo dire, non possiamo svelare la trama del film, ma comunque possiamo dire anche questo. Certo. Faccio la stessa domanda che ho fatto a tua moglie, cioè alla nostra Alessia. Tu vieni da una parte per cambiare ruolo in un'altra. Hai faticato a spogliarti dei panni del picchiatore per poi entrare in quello del giocatore? No, io non ho spogliato ben niente, anche perché sono proprio così. Io picchio le donne. Bravo. E gioco d'azzardo, ok? Sono un ludopatico e un violento di natura. Andiamo via, taglia tutto, se ne parla più. No, stiamo scherzando. No, naturalmente. Però il fatto scherzando. Che tu picchi veramente, questo fa parte di una scena, lo possiamo svelare, nel cuore che tanto che sentono nella parte che hai picchiato veramente. Beh, la scena sicuramente era una scena credibile, quindi ho dovuto in qualche modo non picchiarla violentemente, però devo dire che purtroppo mi è scappato un pugno e l'ho colpito su un braccio. Dio, è stata la scena più bella reale. Dio mi maledica per questo. Io le voglio un bene dell'anima a questa ragazza, perché torniamo a Enea del film, ne abbiamo parlato anche con gli altri. Parliamo di Enea, il ruolo di Enea nei film è quello dell'attore principale, ma parliamo invece nella vita anche Enea, come segue la sua carriera, come è entrato nel cinema, cosa fa oggi, ieri e domani, no? Sarebbe oggi, sì. Domani, so che la roba lì. Beh, io ho una formazione teatrale, la mia è una partenza proprio dall'inizio, proprio da un teatro di paese, poi adesso sto continuando la mia attività teatrale con due compagnie della zona dalla quale provengo, quindi dal Delta del Po, della provincia di Rovigo. E chiariamolo che il Delta, finalmente chiariamo. Oh, bravo, sì. E tutti quanti cambiano la vabbè, spesso si considera il Delta del Po a Comacchio, in realtà sì, Comacchio fa parte del parco del Delta del Po, ma il delta geografico del Po è nella provincia di Rovigo e basterebbe guardare una cartina per capire che appunto il Po sfocia in mare proprio lì. Piccola lezione geografica e vai, becca di questo, certo. Dai. Certo. Quindi tu per il momento stai, oltre che lavorando a questo film di Alberto Moroni, hai anche impegni teatrali con le due compagnie con le quali collabori, giusto? Sì, 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 sì. Io diciamo che la mia attività principale artistica è appunto il teatro. Io svolgo in queste due compagnie sia il ruolo di attore, ma in una in particolare, quella del mio paese, io sono anche il direttore artistico, ecco, della compagnia. Quale onore abbiamo, il direttore artistico? Come, no? Come si chiama la compagnia? La compagnia del mio paese si chiama l'ABC Teatrale, mentre la seconda compagnia con la quale lavoro è il Canfin di Baricetta, vicino ad Adria. Che non è spagnolo? No. Il Canfin nel dialetto locale è praticamente una lanterna che funzionava con il carburo, magari tu te le ricordi, io le ho viste solamente. Cioè, non ho capito questo fatto, tu te le ricordi e io le ho viste così nelle fotografie. Comunque, come chiusura dell'intervista, non è male questa qui. Sapevo di stuzzicare una provocazione, ma l'ho fatta apposta. Ci ridiamo su, anche certo. Perché io i miei 85 anni mi riporto bene, come si vede. Però è becca di questo. Allora, è giusto, no? Complimenti. Ma tu i 50 però potresti anche aggiustarti un attimino. Beh, adesso che ho superato la cinquantina sto cominciando ad avere qualche capello bianco, adesso comincerò. Stiamo scherzando, ovviamente lui è giovanissimo, anch'io non tanto, però come non ho 85 anni, è giusto. Bene, ringraziamo il nostro Enea, che sicuramente lo rivedremo ancora, perché io vado a farmi le rapine sul set delle immagini per mandare nel backstage, ma sono sicuro che lo rivedrò nel prossimo film. Indovinate con quale attrice lo rivedremo?
con la nostra Alessia, sicuramente. Ormai noi siamo sposati, quindi non possiamo più lasciarci. Avete fatto anche i figli, cioè due figli diversi, due matrimoni. Cioè siete al di là di tutto, ecco, io le voglio un bene dell'anima, Alessia, per me. Siamo sicuri. È una musa ispiratrice, perché poi fondamentalmente, ecco, dal set, quando noi giriamo, lei mi aiuta a creare il personaggio, ecco, questo devo dirlo, perché brava, è veramente molto brava. Ti sta guardando, vedi, tutta storia a 365 gradi con lei. Pensa che le sono cresciuti anche due denti in più del giudizio, ora lei ha 36 denti. Va bene, ringraziamo il nostro Enea Marangoni. E abbiamo un altro artista che non me l'ho sostenuto per ultimo per importanza, ma anche perché lui è anche un abitué di questa TV, perché stanno anche nei nostri studi. Ti saluto, Enea, e invito qui il nostro Claudio Paffetti.